Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Andiamo a vedere quello che ho ricevuto in questo ultimo pacco. Vi leggo solo la spedizione, si tratta della Citroen 2 cavalli Charleston. La spedizione è la numero 15 e abbiamo i numeri dal 56 al numero 60, quindi abbiamo un totale di 5 numeri. Io sono andato già a guardarmi un po' qualche cosa. Ho trovato, almeno sui miei pezzi, ho trovato un qualcosa che non va, che vi farò vedere, ma nulla di come si può dire, non riesco a trovare le parole. Ecco, nulla che non si possa risolvere. Perfetto. Allora, come vi ho appena detto, abbiamo il numero 56, 57, 58, 59, 60. Andiamo subito a guardare il contenuto del fascicolo, perché da un po' di tempo ho deciso di dedicare nei video unboxing la possibilità a chi lo desidera di poter dare lettura anche dei contenuti e non soltanto guardare le immagini. E poi, quando vado a fare successivamente il video della sessione di montaggio, faccio vedere sommariamente l'interno del fascicolo e si passa subito al montaggio. Bene, troviamo davvero tanti pezzi. Ecco qui, questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Intanto, mentre faccio scorrere le immagini che parlano da sole, ci tengo a ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, e alle persone che non si sono iscritte, ma casomai avessero il piacere di farlo, Michele vi dice: iscrivetevi ragazzi, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altre cose, spero per voi interessanti. E in ultimo, se ci fosse qualcuno tra di voi interessato a farsi montare il modello, mi contatti privatamente. Grazie. Abbiate pazienza se non riesco a rispondere a tutti, sono molto contento, siete veramente tanti, ma è davvero difficile riuscire a rispondere a 100-150 messaggi al giorno. Converrete con me, insomma, che non è una cosa molto semplice. Allora, qui poi andiamo a vedere nel dettaglio, troviamo le cinture di sicurezza anteriori sinistra e la posteriore sinistra. Qui abbiamo le fasi del montaggio, che andremo a vedere poi nel dettaglio proprio nella sessione del montaggio, quando farò il video. Sarà poi necessario prendere il sedile che abbiamo montato nell'uscita precedente, nelle uscite, proprio nelle prime uscite, il sedile anteriore sinistro, guidatore, perché andremo anche a montarlo. E comincia a prendere corpo questa Citroen 2 cavalli Charleston anche all'interno. Mi sono dimenticato di dirvi che è un'edizione De Agostini in scala 1:8. Che bella questa macchina.
Ragazzi, cosa dobbiamo dire qui? La Jaguar E2 più 2 del 1966. Abbiamo quasi finito questo primo fascicolo. Mi piacciono questi fascicoli perché sono veramente ricchi di informazioni importanti. Vi esorto a leggerli. Bene, andiamo a vedere il contenuto e poi vi anticipo anche una cosa. Vi ricordate, all'inizio vi ho detto che almeno nel mio modello ho trovato un errore nell'assemblaggio da parte di chi appunto prepara queste collezioni. Guardate, sono molto carine queste cinture di sicurezza in tessuto, guardate che belle. Concentratevi su questa foto. Io poi non mi sono solo limitato a guardare questo, ma sono andato anche a presentarla qui sul pianale e mi sono accorto che in effetti almeno nel mio pezzo hanno sbagliato. Sto cercando di avvicinare più che posso l'immagine per farvela vedere. Questa è la cintura anteriore. Come potete vedere, l'ho posizionata correttamente. Cerco di dare più luce all'immagine. Ok, vedete? La stendo. Eccola qui. E come potete notare, guardate, questo dovrebbe essere girato così. Vedete che c'è questo perno che potete vedere anche nella foto, qui nell'immagine. Però se io lo giro in questa maniera, si arriccia, si attorciglia il tessuto e non va bene. Quindi io cosa farò? Ragazzi, potete anche non farlo, Io lo faccio, ma se non siete pratici vi sconsiglio, montatela così che va benissimo lo stesso. Io andrò a scollarmi il pezzo qua sotto, non qui, altrimenti poi potrebbe vedersi perché la parte più alta, qui la parte più bassa, e vado semplicemente a girare questo al contrario. Tac. Quindi stacco questo e lo giro al contrario. Tutto lì. Bene. Questa invece va benissimo. È la cintura posteriore. Perfetto. Poi per il resto lo andremo a vedere, come vi ho detto già prima, quando andremo a montare il pezzo. Questo lo ritiriamo. Ok, numero 57. Andremo anche a montare gli elastici al nuovo sedile, l'anteriore destro, e poi, come vedrete in seguito, ho ricevuto anche il sedile doppio posteriore, bellissimo. Bellissimo. Qui così potrete leggere bene.
Se volete anche aiutarmi a crescere ulteriormente, potete condividere i miei video nei gruppi dedicati. Grazie ragazzi. Ed ecco qua la struttura con elastici del nostro sedile anteriore destro. Controllatevi sotto il tessuto gli elastici del vostro sedile sinistro, perché almeno a me è accaduto, qualcuno si è rotto. Vi ho anche spiegato come fare. Non mandatemi avanti i video veloci, ve lo chiedo per favore, soprattutto quando poi mi fate domande le cui risposte sono contenute nel video stesso. Io già, ve lo dico chiaramente, mi impegno tantissimo, ho passione di fare questo, però se perdo magari più tempo a rispondere ai messaggi di chi mi fa domande solo perché ha mandato il video veloce, quindi si è perso il pezzo dove la risposta l'avrebbe già ottenuta lì, ecco, datemi una mano ragazzi, mi raccomando, io sono disponibilissimo, lo sapete, siete voi la vita del canale e vi ringrazio di questo. Però non riesco a fare tutto. Ecco perché vi dico quanto. Tante volte penso se fare questi video dando possibilità di leggere, proprio perché ritengo che siano veramente importanti i contenuti. Ma non solo uno mi ha mai detto che ha letto quanto scritto. Ovviamente mi rivolgo alle persone che non hanno fatto la collezione, è ovvio. E quindi ecco, dicevo, mi sono chiesto, ma devo continuare a spendere minuti di video quando poi magari non mi guarda nessuno, nel senso non guarda e è andata avanti veloce, ecco, per questo. Andiamo a vedere quello che troviamo. Struttura tutta in metallo, bellissima, e la copia identica di quello che abbiamo già montato. Fascia lombare e sacrale, guardate che meraviglia. Aspettate un momento, dovrei avere una forbice, eccola qui, perché non mi piace questo pezzo, anche se è nascosto, però non mi piace. Ecco, decisamente meglio. Ecco, guardate, guardate, vi faccio vedere una cosa. Non è un problema, si rincolla. Si è scollato il collante, guardate, attenzione, vedete? Ma è una sciocchezza, eh. Si rimette della colla e tutto torna come prima. Ok, poi troviamo i ganci, tutti in metallo, gli elastici che verranno tenuti in tiro dagli stessi ganci che verranno agganciati qui all'occhiolo, e poi le viti NM. Ne abbiamo 5, ma ce ne serviranno 4, che andranno avvitate poi da sotto il pianale, qui nei 4 fori dedicati. E vi dico subito che non dovrete crearvi i filetti perché sono già presenti. Ottimo. Andiamo a togliere anche questo e passiamo al fascicolo numero 58.
Ah, mi sono dimenticato di dirvi un'altra cosa. Nel fascicolo precedente, il 56, monteremo la cintura di sicurezza anteriore lato guida, ma troviamo anche la cintura posteriore destra e sinistra, chiedo scusa, ma la monteremo in questo numero, nel 57. Numero 58. Tra un po' usciranno nuove collezioni, dicembre, soprattutto gennaio, partiranno nuove collezioni, chissà cosa proporranno. E qui troviamo il rivestimento del sedile anteriore destro, tutto in tessuto. Praticamente è un sedile vero in miniatura, perché quello vero è identico. Poi ve ne accorgerete quando andrete a montarlo. È anche vero che avete già montato l'anteriore sinistro, quindi. Però ecco, anche se io ho già montato il primo sedile e adesso monterò il destro e poi il posteriore, come tutti voi che avete fatto questa collezione, e beh, però io mi rendo conto veramente, immaginatevi che progetto c'è nel creare in scala dei modellini fatti così. E comunque siamo poi alla fine arrivati al numero 60, Questa collezione prevede 110 uscite. Ecco qui. Queste sono, vedete? La tua collezione si compone di 110 numeri. E qui ci sono tutti i prezzi. Andiamo a vedere quello che abbiamo trovato. Eccolo qua, seduta e schiena, guardate che meraviglia, qui abbiamo il velcro che poi andrà messo intorno al tubolare, come anche questo di qua, qui invece non serve perché verrà tenuto fermo dal tubo, bellissimo. Passiamo al numero 59. Ecco, vedete? Queste sono cose importanti. Anche per la nostra curiosità, anche se magari molti come me non hanno la fortuna di possederne una, però sono curiosità e sono informazioni importanti. Però che fascino che ha, dai ragazzi, madonna, che bella. Qui ci danno tutti
i consigli e le informazioni su quello che deve essere la manutenzione regolare, straordinaria. Guardate, qua parliamo dell'impianto frenante. Qui abbiamo i controlli periodici. Qui ci dice qual è la benzina più idonea. Guardate tutte le tabelle. E qui abbiamo la cintura di sicurezza anteriore destra e la posteriore sinistra. Alla fine poi restate con me, sempre che ne abbiate il piacere, perché andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino al numero 55. Guardate, leggete, leggete. E abbiamo finito anche questo fascicolo, ce ne rimane poi ancora uno. Sono le stesse identiche cinture, non cambia assolutamente nulla che trovate nel numero 56. Controllate anche quello che vi ho fatto vedere prima, se avete la capacità di poterlo fare e volete farlo, intervenite. Parlo di mettere correttamente la cinghia in corrispondenza appunto de quelle che sono le istruzioni poi fotografiche, non in corrispondenza, ma anche qui non mi viene il termine, ragazzi. Comunque sicuramente avete capito, ve l'ho già spiegato prima. Ok, e adesso passiamo al numero 60. Magari mentre faccio questo lavoro qualcuno ha intenzione di iscriversi al canale, ma ci mancherebbe, fatelo, eh. Non posso che farne piacere. E ecco qua. Numero 60. Musica non ce n'è, perché qui è come essere in biblioteca, silenzio assoluto. In realtà, come ho più volte detto, non è proprio questa la verità, ma la causa è che io non sono capace ancora di mettere una base musicale. Non so se poi alla fine è meglio o peggio. Penso che sia molto soggettivo. Guardate, doppio sedile.
che adesso andiamo a vedere. Mi raccomando, se avete piacere, seguitemi anche perché questo è il video unboxing e quindi non potranno mancare poi i video del montaggio di ogni fascicolo. Ci sono nomi di auto che io non conoscevo assolutamente, come questa. La Citroen GS Birotor 1974-75. Beh, ascoltate, qui ci dicono che il motore ha pistoni rotanti tipo Wankel Birotore Comotor, raffreddamento a liquido. Pistoni rotanti. Ok, mi fermo qui. Non dico nient'altro. Qui abbiamo questa curiosità che ci dicono qua sotto la didascalia. Al Salone di Tokyo del 1972 la Yamaha presentò il prototipo RZ201 con un motore a pistoni rotanti che non fu mai commercializzato. Guardate la testata del motore. Bene, andiamo a vedere l'ultimo contenuto di questa ultima spedizione. Elastici. Ganci metallici. E doppia struttura, tutta in metallo. Con le due fasce, ecco qua, guardate che meraviglia. Bene ragazzi, adesso metto pausa al video, preparo tutto quello che ho montato fino al numero 55, poi ci salutiamo. A dopo. Cerco di inquadrare come posso. Eccoci qua, questo è il montaggio che ho eseguito fino al numero 55. Metallo, poi con gli adesivi che ho ricevuto andrò a personalizzarmi la targa, non ho ancora deciso come farla. Qui sotto poi andremo a mettere la copertura appena ci verrà fornita, quella che nella macchina reale serve a insonorizzare il motore una volta acceso. Portiere anteriore sinistra, lato guida, tutta metallo, vetro basculante come quella vera, cerniera in metallo, bellissima. Cruscotto, conta chilometri o tachimetro. Abbiamo la plastica trasparente sopra che simula il vetro e il bordino in rilievo argentato. Piccola chiave con la parte finale in metallo. Questa sarà quella che permetterà il contatto tra questi due fili interrotti. Una volta inserita la chiave, il contatto sarà garantito, farà da ponte.
Mi raccomando, la chiave non va girata, va solo ed esclusivamente inserita. Poi, una volta che proveremo il funzionamento, se ci sarà da fare una modifica, ve lo dirò. Ma ricordatevi, non cercate di ruotare la chiave, altrimenti la rompete. Parafango anteriore, eccolo qui. Oh, chiedo scusa, ma quale parafango? Paraurto. E mi succede a volte, me ne sono accorto in qualche video, però che devo fare? Abbiate pazienza, ragazzi. Questi sono i due tubi che poi andremo ad inserire qui. Ecco. Il sedile, l'abbiamo già visto più volte, io ho già posizionato le quattro viti NM qua, queste. Il pianale, i tappetini in gomma come in quella vera. I tappetini non vanno bloccati assolutamente, perché non mi risulta che il tappetino nelle vere sia bloccato. Quindi, essendo una riproduzione fedele all'originale, immaginatevi come nella macchina vera, quando si riempie di polvere o altra sporcizia, uno la prende, prende il tappetino e lo sbatte. La stessa cosa vale per questi. Quindi sono solo appoggiati. Queste sono le guide dei sedili. Sotto abbiamo montato parte anche della marmitta con il suo tubo di scappamento. Ragazzi, cerco di farvela vedere come meglio riesco, perché è grande, è in scala 1 a 8. Ammortizzatori funzionanti. Scheda elettronica che garantirà tutti i servizi, quindi le luci anteriori e le frecce, luci posteriori. Qua ci andrà probabilmente, penso, la cassa che poi ci permetterà il sonoro della simulazione dell'accensione del motore dell'accelerazione. Bellissima, cosa devo dirvi? Il motore non è ancora finito. Come potete vedere, sono intervenuto su questo pezzo che era allargato. Ho smontato e ho messo della colla all'interno. Ho messo una fascetta ben tesa qui, che mantenesse tutto in posizione. Poi, come potete vedere, se avete visto i video precedenti, dove vi dicevo che non potevo vedere quell'apertura che mi dava veramente fastidio, direi che è tutta un'altra cosa adesso. Questo è per Glauco, guarda Glauco, vedi che anche questo è vicino al gancio, quindi stai tranquillo, va bene. Guarda bene i video, perché sicuramente tante cose le puoi già sapere qui. Saluto anche il carissimo Pasquale e Stefano. E infine, e poi davvero ho finito, questa è la parte che abbiamo sotto. Questo è l'alloggiamento delle batterie. Bene ragazzi, penserò dopo a fare un po' d'ordine per eseguire una foto che servirà poi per la copertina.
E basta. Mi dispiace perché l'ho già detto una volta, penso forse anche due. Al di là del fatto che io non è che sia così bravo a fare video, ne sono consapevole appieno, ho la passione, ma molte volte non basta. Un video fatto bene sicuramente cattura molto più attenzioni. Però questa macchina è davvero un peccato, così come anche la Ford Gran Torino e la Lancia Stratos che sto costruendo, è davvero un gran peccato perché sono macchine iconiche, storiche, leggendarie, sono importanti, cioè le collezioni non vengono scelte a caso, le collezioni vengono scelte ovviamente quando c'è una storicità dell'automobile, non solo la bellezza esteriore, no? Anche qualcosa di più intrinseco, no? E quindi ecco, mi dispiace perché non che io pensavo di fare chissà che visualizzazioni, però a mio parere per 3.000, quasi 3.900 iscritti, vedere un centinaio di visualizzazioni mi dispiace davvero, perché secondo me questi modelli meriterebbero di più. Io cerco di farli vedere come meglio posso, vi faccio vedere tutto. Ah, guardate qui. Ho un giunto che si è staccato, ma non è un problema. Adesso non voglio perdere ulteriormente tempo, mi basterà semplicemente inserire il gommino qui. Nel mozzo, così vedete, già l'ho fatto e basta. Va bene, ragazzi, perfetto. Aveva resistito fino adesso, è crollato tutto. Ciao, grazie del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, non mancate ai prossimi video. Ciao, ragazzi.